Sono con Monica Di Sisto di Fairwatch Italia per parlare di una cosa molto grave che è passata totalmente sotto silenzio nei media mainstream nazionali. Praticamente l'8 di luglio, di un paio di giorni fa, quindi ci sono state grosse novità per quanto riguarda il TTIP a Bruxelles. Cos'è successo in breve? È successo che il Presidente del Parlamento europeo ha invertito l'ordine di discussione degli emendamenti alla risoluzione del Parlamento che riguarda proprio il TTIP. Perché era importante? Perché il 13 lunedì ci sarà il nuovo ciclo dei negoziati e quindi sarebbe stato utile che il Parlamento europeo esprimesse a parole sue però tutte le preoccupazioni che in questi mesi, ormai da 2 anni, i cittadini europei hanno mostrato di nutrire nei confronti del negoziato. Molte delle commissioni dello stesso Parlamento in questi mesi avevano espresso appunto le loro preoccupazioni, chiedendo al Parlamento di dare alla Commissione un indirizzo forte. La posizione del Parlamento non è vincolante per la Commissione, però politicamente poteva essere un buon inizio di una discussione in Europa. E invece con questo trucco amministrativo il presidente Schulz, socialdemocratico, ha protetto questi emendamenti, soprattutto quello che riguardava l'arbitrato internazionale di protezione degli interessi dei grandi investitori nei confronti degli stati, il famoso famigerato ISDS, li ha protetti e quindi ha consegnato all'approvazione finale dell'Assemblea un testo che è completamente scevro delle nostre preoccupazioni. Protetto in senso tecnico, praticamente volevano evitare che alcuni franchi tiratori potessero mettergli il bastone tra le ruote. Ecco, appunto, quello che si rischia adesso è che questo trattato venga approvato così com'è, cioè senza il rispetto dei diritti umani, con tutte le cose che abbiamo ribadito durante quest'anno, senza la possibilità degli stati sovrani di poter far causa ad eventuali investitori multinazionali, e quindi la situazione si profila veramente molto grave. Come procede il percorso? Beh, appunto, lunedì faremo un po' un check di salute del negoziato, vedremo se Stati Uniti e Europa, anche grazie a questo via libera, questa pacca sulla spalla del Parlamento europeo alla Commissione, si avvicineranno di più. Sicuramente noi ci aspettavamo che venissero indicate delle linee rosse da non travalicare in modo netto. Qua e là nel testo della risoluzione c'è qualcosa che riguarda appunto la necessità per la Commissione di rispettare alcune regole importanti per l'Unione Europea, però non c'è nessuna indicazione che dica dovete fare così, deve essere vincolante per voi, è importante per noi, è vincolante per noi. Quindi adesso faremo questo check di salute del negoziato, sicuramente ad ottobre però li aspettiamo al varco con una gragnola di iniziative. In quegli stessi giorni di luglio a Bruxelles ci sarà la riunione di strategia delle campagne Stop TTIP di tutta Europa, nella quale appunto metteremo a fuoco un calendario di iniziative forte. Se considerate che ci eravamo dati per giugno di raggiungere quota 1 milione, 1 milione e mezzo di firme per la petizione europea contro il TTIP, siamo già oltre 2 milioni e mezzo di firme, è come dire tangibile la preoccupazione che sta montando in tutta Europa e noi sicuramente non molleremo la presa.